Stamattina noi siamo qui per firmare il protocollo di intesa tra il piano di zona e il comune di Polla, il piano di zona S10, che dà la possibilità alla nostra rappresentanza, ai nostri soci del Vallo di Diano, dell'apertura e del rinnovo sia dello sportello LIS che del TG LIS. Comporterà dei vantaggi sicuramente per quella che è la popolazione sorda del Vallo di Diano. Poco fa chiedevo ai rappresentanti, qua sul Vallo di Diano sono circa 150 iscritti, quindi voglio dire un buon numero. Lo sportello è, vabbè, qua è ormai sono 25 anni che presento lo sportello qua su Polla. Oggi, dopo un momento di fermo, lo riavviamo, ma lo riavviamo anche all'interno di una programmazione un po' diversa, in cui abbiamo ipotizzato degli interventi che, indipendentemente dall'attività di socializzazione dello sportello e delle informazioni che lo sportello darà, ci saranno una serie di iniziative, tra cui anche il TG LIS, ci saranno una serie di iniziative legate a quello che è il mondo di questa disabilità. Oggi, diciamo, lo avviamo con un altro spirito, non diciamo che quello che è stato fatto non sia stato fatto bene, anzi, è proprio perché c'è stato questo lungo percorso di circa 25 anni, probabilmente oggi faremo un discorso diverso rispetto a quella che è la programmazione dello sportello. Ecco, sono la rappresentante intercomunale del ENS di Polla, sono felicissima che viene rinnovato lo sportello LIS Vallo di Diano in favore dei nostri soci e che è rinnovato anche il telegiornale accessibile per le persone sorde. E quindi un ringraziamento anche alle autorità presenti stamattina, tra cui il sindaco Rocco Giuliano, e sappiamo che è in arrivo anche il vescovo, e per noi è un grande onore la loro presenza. E tutte le volte in cui nelle nostre cittadinanze poniamo attenzione a queste fragilità, proviamo a mettere insieme le risorse di un territorio anche alla luce dei limiti e delle difficoltà degli abitanti, stiamo facendo un gesto di grande sviluppo e di progresso. Quali vantaggi comporterà, secondo lei? E i vantaggi sono soprattutto sul piano relazionale dei servizi, cioè queste persone audiolesi possono accedere a una molteplicità di servizi proprio attraverso questo sportello che indicherà loro i percorsi da seguire. Ma è un'iniziativa nobile, anzi noi già da anni, quest'anno ricorrono i 30 anni che diciamo, la famiglia dei sordi ha sede a Polla, questa associazione, e quindi fare qualcosa per chi soffre di disabilità, e quindi in questo caso mi riferisco alla famiglia dei sordi con il quale c'è un forte rapporto con il Comune di Polla, ma anche con il sottoscritto, tanto sono state le iniziative a loro favore, è una di queste, questa di questa mattina, questa di stamattina, di riaprire lo sportello per sordi e il TG. Questo significa consentire loro non una discriminazione, ma quello di essere inseriti, di vivere quotidianamente come tutti quanti gli altri la vita quotidiana. Quindi è un'azione nobile e dovremmo fare ancora di più per questa famiglia. Dicevo prima che Polla si distingue non solo per quanto riguarda i sordi, ma anche per altre iniziative a favore di altre disabilità, affetti di altre disabilità. Quindi l'augurio è che questo servizio possa continuare, perché, come dicevo prima, l'abbiamo, diciamo, è stato interrotto per qualche anno, poi è stato ripreso, grazie anche a Italia 2 per la sua disponibilità al piano di zona. Quindi voglio ringraziare anche il direttore del piano di zona Florio, e con la collaborazione del Comune di Polla, mettendo a disposizione locale e le spese di gestione. Dovremmo fare di più, cioè, perché sono azione nobile, quindi fare qualcosa per chi ha bisogno, penso che è qualcosa per noi amministratori di nobile, che ci gratifica sempre di più.